Ma con Extrema Razio non abbiamo ancora finito. Ecco a voi il BF2, un pieghevole, un altro pieghevole, beh, stavolta un po' più tascabile del RAO, certamente, ma altrettanto interessante. Beh, questo è davvero un bel pezzo, il BF2, sempre in N690, la lama è spessa 3 mm questa volta, mentre sul Raw è 6 mm, ma questo è un EDC, è un coltello che puoi portare davvero in diversi tipi di avventure e di occasioni. Sto giocando con la versione R quando leggete R, ma sul, sulla pagina di backpack ho spiegato tutto molto più nei dettagli e durante la live vitamina DC di ieri sera abbiamo visto uno per uno tutti i modelli. Comunque la versione R è questa qui che ha ah, il Razor. Ora, se io fossi uno capace, riuscirei ad aprirlo. Ecco, avete dei consigli voi? Come di aprite il Razor? Il pollice mi viene più naturale comunque se volete trovate a disposizione anche la versione con il perno è la versione classica dell'apertura quella che siamo abituati ad usare tutti e vedete questo è un desert con la lama lavorata guardate che bello che è guardate che bello che è questo con la lama stone washed è il dettaglio della sicura in rosso e eh sì perché questa è una sicura supplementare Uh, non l'ho detto ma adesso ne parliamo con calma. Come vedete, c'è una sicura liner lock. La sicura liner lock è questa qui: vedete una piccola lavorazione per favorire il disimpegno della sicura attraverso il pollice. Ma soprattutto, uh, se io avessi bisogno di utilizzarlo in maniera più estesa, posso vedete con il dito viene proprio naturale ed è una, uno scatto meccanico lo faccio sentire sul microfono eh? è uno scatto meccanico eccezionale mi permette anche con il pollice vedete di ingaggiare o disingaggiare la seconda sicura che sblocca in posizione il liner lock in questo momento io non posso sbloccare il coltello ho un coltello estremamente sicuro quando ho finito di fare quello che devo fare tolgo via la sicura e rimetto a posto la lama la clip che è alleggerita con questi fori è reversibile ma siamo già arrivati alla clip mentre devo ancora presentarvi la versione con la lama tanto questa ha di nuovo l'apertura razor e la lama e la punta tanto il profilo della punta tanto e stavolta è brunito classico extrema razio tutto nero tutto cattivissimo stupendo con le serigrafie bianche sull'alluminio anodizzato nero e Esiste sia per il RAO che per il BF2, la versione ruvido, cioè l'impugnatura è molto grippante sulle mani. Uh, quella è una roba per uomini duri. Oppure per chi usa i guanti, non lo togliete più dalle mani, vi rimane per sempre un coltello, per sempre come un diamante. Trovate comunque tutti i dettagli sulle pagine di backpack.it. Uh, oh, questa era bella! Eh, dedicate ai BF2. Uh, oh, sono diventato bravo. I modelli del BF2 di Extrema Razio sono davvero tanti, li trovate tutti su backpack.it, ma non avevo modo di esporli tutti oggi al barpacco. Quindi ecco, vi rimando alla pagina del sito.